Siamo con il Presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Ingegneri, Ingegnere Armando Zambrano, siamo su questa nave per questo evento organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Napoli. Un evento fortemente voluto che vede al centro naturalmente l'America's Cup, che coinvolge Napoli e dà maggiore lustro alla nostra città. Ma sicuramente, l'occasione è un convegno che abbiamo tenuto ieri all'Università Federico II nella Facoltà di Ingegneria, dove abbiamo discusso delle città del futuro, che è un argomento importante, un argomento di interesse, e Napoli ci è sembrato un luogo ideale per discutere questi argomenti che riguardano poi la vita dei cittadini. Ormai il 50% della popolazione mondiale vive nelle città, quindi la sfida dei prossimi anni è quella di renderle sempre più vivibili, di renderle sempre più sostenibili, di creare le condizioni anche per un minor costo dal punto di vista energetico. Perfetto, una tre giorni dei convegni organizzati, l'occasione anche della chiesa, mi diceva prima il Presidente, quindi una Napoli al centro anche di quella che è l'Organizzazione Nazionale degli Ingegneri, un segnale molto forte. Napoli in questi giorni vive veramente un momento di grande importanza, quindi un'importanza che viene messa sotto i riflettori anche dal vostro Consiglio. Beh, noi abbiamo tenuto proprio per l'affetto che ci lega alla città di Napoli, al Presidente Vinci, lo straordinario Presidente che riesce a coinvolgerci in iniziative eccezionali come questa del recupero di alcune chiese a Napoli, delle quali che ha adottato l'Ordine di Napoli, che è una testimonianza fortissima di presenza e di interesse alla vita della città. Ci sono altri eventi importanti, domani c'è la quarta edizione della Storia dell'Ingegneria, che è un'iniziativa partita alcuni anni fa e che ha trovato un momento di eccezionale risalto a livello internazionale, per cui ogni anno c'è sempre una maggiore partecipazione a livello europeo, ma direi anche mondiale. Quindi è un'iniziativa che il Consiglio Nazionale ha sposato immediatamente, perché riteniamo che sia un'iniziativa utile, perché gli ingegneri, riscoprendo il loro passato, possono anche recuperare le radici per dare un contributo migliore per il futuro. Assolutamente, ripescare il passato per rendere il futuro sicuramente molto più agevole. Ringraziamo il Presidente Zambrano e lo salutiamo veramente con grande affetto. Grazie. Presidente, grazie. Siamo con l'ingegnere Luigi Vinci, Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Napoli. Una giornata, anche se un attimino nuvolosa, però una bellissima giornata organizzata dal Consiglio dell'Ordine, fortemente voluta. Sì, è una giornata particolare per i tanti colleghi che sono arrivati da altre parti d'Italia, ma che fa parte poi di un ciclo di 5 giorni importanti che abbiamo organizzato. Questo è un momento piacevole dei 5 giorni, poteva essere certamente più piacevole se il tempo ci poteva venire un po' incontro, ma va bene lo stesso, sono tutti felici di partecipare a questo momento di sport, ma soprattutto anche dello stare insieme tutti quanti, anche con tanti colleghi della nostra città, del nostro ordine, che hanno partecipato questa mattina per vedere le gare di Coppa America. Ma ieri abbiamo poi alla Facoltà di Ingegneria avuto un convegno molto importante sulle città del futuro di altissimo livello, che si va poi a inserire in altre attività che abbiamo in programma, fino poi ad arrivare al Forum delle Culture del 2013. Poi domani ci sarà parte a 3 giorni per Storia dell'Ingegneria, la quarta edizione è biennale, quindi siamo partiti 6 anni fa con questa iniziativa per far conoscere la storia degli ingegneri, non ovviamente degli ingegneri napoletani, ma storia degli ingegneri italiani e poi anche a livello europeo. E di questo abbiamo già costituito gli atti, sono oltre 150 i partecipanti che si incontreranno domani. E poi una cosa forse la più bella è quella di domani lunedì alle 18:30 nella Basilica di San Giovanni Maggiore, ci sarà l'apertura con la messa solenne del Cardinale Sepe per aprire alla città questa basilica bellissima che è chiusa da 42 anni, che è stata affidata all'Ordine degli Ingegneri, al nostro ordine, che cureremo con l'amore che già stiamo mettendo in questa bellissima, bellissima veramente cosa che ci è stata affidata.
ma io dico è un dono che abbiamo avuto, è stata affidata, ma per noi è veramente qualcosa di eccezionale, perché faremo concerti, faremo attività di tipo culturale, tantissime, saremo aperti per il fine settimana del Maggio dei Monumenti. Ma leggevo ieri poi, e mi ha fatto particolarmente piacere, che il patron della Witton Cup è stata accompagnata dall'assessore di Nocera in chiesa, veramente me lo disse, ma io non stavo nella possibilità di poterla accompagnare, è andato alla chiesa di San Giovanni Maggiore, e era ieri sul giornale che diceva I love San Giovanni, è una cosa bellissima. Fantastico. Che si ripromette quindi l'anno prossimo di fare tante iniziative con la Witton Cup, quando ritorneranno anche nella Basilica di San Giovanni. Perfetto, oggi abbiamo anche la presenza del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, abbiamo il Presidente, quindi diciamo anche la possibilità per mostrare Napoli e l'organizzazione del Consiglio degli Ingegneri di Napoli. Sì, è stato comunque organizzato tutto ciò per questi convegni che si susseguono, quello di ieri, quello della tre giorni della storia dell'ingegneria, e quindi sono presenti anche molti presidenti degli ordini d'Italia oltre al Consiglio Nazionale. Oggi per loro è stata una sorpresa per portarli a vedere le bellezze del nostro golfo e poi le gare. Perfetto, ringraziamo quindi l'ingegnere Vinci e sperando di essere permanentemente presenti in tutte le altre occasioni in cui il Consiglio dell'Ordine organizzerà degli eventi così di grande importanza. Certamente, credo allora che vi siete messo, sicuramente state assumendo un bel carico, perché di iniziative ne faremo tante. La ringraziamo. Grazie a lei. Siamo con Vittorio Piccolo, presidente dell'associazione Apotema, in questa giornata dedicata all'America's Cup, in cui vede presenti naturalmente il presidente Luigi Vinci, il presidente del Consiglio Nazionale Zambrano. È un'occasione per parlare, appunto, anche per confrontarsi con i vari colleghi. L'importanza anche nell'ambito del Consiglio dell'Ordine, l'importanza e la rilevanza che si dà ai giovani. Quindi noi troviamo che Vittorio possa essere la persona più indicata per evidenziare appunto questo, che è un aspetto fondamentale. Certo, questa esperienza di oggi testimonia la grandissima attenzione che ha l'Ordine Ingegneri di Napoli, ma anche l'Ordine Ingegneri, il Consiglio Nazionale, verso i giovani e verso anche altre iniziative non strettamente legate all'ambito dell'ingegneria. Come vediamo, oggi l'Ordine ci ha messo a disposizione questa bellissima opportunità. Ci sono tantissime persone, anche non ingegneri, ma siamo tutti qui, voglio dire, a testimonianza di una comunità che cresce, è molto attiva e promuove iniziative soprattutto rivolte ai giovani e all'innovazione tecnologica. Sì, l'associazionismo sicuramente è molto importante, è necessario nell'ambito universitario, e la rilevanza che si dà all'attività dei giovani, non soltanto naturalmente nell'ambito lavorativo e dell'attività che sarà svolta successivamente all'università, ma soprattutto anche come momento di aggregazione. Certo, è fondamentale, soprattutto voglio dire in questo grave momento di crisi che viviamo, siamo tutti chiamati a organizzarci e a superare, diciamo, i classici meccanismi, quelli finora seguiti. Quindi come comunità noi di ingegneri dobbiamo ritrovarci e dobbiamo dare delle risposte che non dovrebbero aspettarci canonicamente come ingegneri, ma anche come amministratori e come innovatori, anche nella vita pubblica e nella vita sociale. Nada, anche se un attimino nuvolosa, però una bellissima giornata organizzata dal Consiglio dell'Ordine, fortemente voluta. Sì, è una giornata particolare per i tanti colleghi che sono arrivati da altre parti d'Italia, ma che fa parte poi di un ciclo di 5 giorni importanti che abbiamo organizzato. Questo è un momento piacevole dei 5 giorni, poteva essere certamente più piacevole se il tempo ci poteva venire un po' incontro, ma va bene lo stesso, sono tutti felici di partecipare a questo momento di sport, ma soprattutto anche dello stare insieme tutti quanti, anche con tanti colleghi della nostra città, del nostro ordine, che hanno partecipato questa mattina per vedere le gare di Coppa America. Ma ieri abbiamo poi alla